Direttamente dagli studi di Teleregione in onda a casa, Serena. Siamo lieti di presentare il nuovo appuntamento per parlare di sport, buon cibo, bellezza, medicina, auto e sposi. In studio, se ci arriva, la frizzantissima Serena Sguera con tanti tanti amici. Rientriamo dalla pubblicità, siamo sempre qui in diretta, ho la possibilità nuovamente di dare il benvenuto alla famiglia Ipasvi, ma soprattutto voglio salutare in primis la nostra amica Daniela Paolillo, che potete trovare, un'infermiera presso l'ospedale di Miccoli qui a Barletta. Ben trovata. Grazie Serena e un saluto a tutti gli amici a casa. Allora continuiamo, voglio salutare anche Paolo, là bello impettito con il nostro bimbo. Ciao Serena, ben ritrovata. Paolo Barile invece è infermiere presso l'ospedale Bonomo di Andria. Perfetto. Allora, Daniela, torniamo a parlare nuovamente. Amici a casa, seguite come sempre con particolare attenzione questo spazio perché si acquisiscono informazioni molto importanti per la vita di tutti i giorni. Tutti noi siamo mamme piuttosto che papà, zii, nipoti. Abbiamo veramente i più piccoli sempre intorno a noi ed è importante sapere come comportarsi. Questo rientra sempre nel progetto Scuola Sicura, vero? Sì, assolutamente, è un progetto comunque che abbiamo sposato da circa 3 anni e stiamo portando avanti con un notevole successo. Infatti abbiamo avuto parecchi riscontri positivi, visto che comunque sappiamo benissimo che il 60% degli incidenti comunque che comunque compiono i bambini minori di un anno sono appunto ostruzione delle vie aeree. E quindi abbiamo continuato a seguire questo filone. Effettivamente abbiamo visto anche che il 27% delle morti accidentali per i bambini con età inferiore ai 4 anni è dovuta appunto a questo. Cosa fare quindi? Noi abbiamo lavorato, quindi, visto che l'IPASVI è comunque l'ordine degli infermieri, degli assistenti sanitari e quindi che si occupa anche di prevenzione, perché l'infermiere comunque ha un fortissimo compito anche in questo campo, e abbiamo cercato di istruire più gente possibile in maniera tale da sapere almeno cosa fare nei primi momenti, che sono quelli di panico assoluto solitamente. Esatto, questo appuntamento ormai lo seguo anch'io con estrema attenzione. Perché, amici a casa, perché molto spesso, così come ha evidenziato la nostra Daniela, quando si creano queste situazioni il panico la fa da padrona. Invece acquisire nozioni importanti risulta fondamentale per avere quella consapevolezza nei propri mezzi che può in qualche modo fare la differenza. Abbiamo visto nel frattempo in grafica tutte le diverse slide, possiamo vedere anche questi momenti proprio vostri che riguardano queste conferenze, questi incontri, questi workshop che fate appunto con le scuole, all'interno delle scuole, ma non soltanto all'interno delle scuole, in questo caso questo progetto torna anche in casa Serena. Allora, così come detto precedentemente durante lo scorso giovedì dal nostro Paolo Barile, è importante fare una differenza, un distinguo. Trattasi di neonato cosciente o diversamente incosciente. È corretto, Paolo? Sì, è correttissimo. Mi riaggancio alla puntata precedente. Facciamo un riepilogo. Se il nostro lattante, innanzitutto dividiamo sempre c'è la distinzione fra il lattante e il bambino. Il lattante, ricordo, è fino all'anno di età, ha una lunghezza di 75 cm e un peso di 10 kg. Oltre l'anno di età, fino ai 14-15 anni, parliamo di bambino. Mm-hmm. Quindi, inoltre voglio distinguere i due tipi di ostruzione, ostruzione parziale e ostruzione completa. Nel frattempo chiedo scusa Paolo, sì, se ti blocco, ho visto una slide in cui ci aiutano proprio a comprendere. Allora, lattante inferiore a un anno, giusto, peso inferiore a 10 kg, lunghezza orientativamente entro i 75 cm. Invece bambino oltre l'anno 10, 50 kg, 75, 160 cm, giusto per
avere un quadro più chiaro. E poi, slide successiva. I due tipi di ostruzione, parziale o completa? Parziale o completa, come potete vedere, nell'ostruzione parziale la tosse è presente, il bambino è reattivo, riesce a prendere anche un respiro, mentre nell'ostruzione completa il quadro cambia drammaticamente. La tosse è quasi assente, il bambino non riesce più a prendere un respiro e addirittura si arriva allo stato di incoscienza. Noi l'altra volta abbiamo detto che nell'ostruzione parziale, se è presente la tosse, non dobbiamo fare assolutamente nulla. Dobbiamo incoraggiare il lattante a tossire. Nel momento in cui la tosse diminuisce di intensità e vedete che inizia a non essere più presente, che facciamo? Si fanno le manovre che abbiamo visto l'altra volta. Si prende il bambino, si prende la presa mandibolare, quindi proprio sull'osso, dopodiché lo poggiamo sulle gambe, in questa maniera, a testa in giù, posizione declive, e diamo 5 colpi interscapolari con via di fuga laterale, 1, 2, 3, 4 e 5, sempre mantenendo la testa. Dopodiché lo rigiriamo, sempre usando la nostra gamba come piano di appoggio, e facciamo con solo due dita al centro del torace, sullo sterno, 5 compressioni toraciche lente e profonde, 1, 2, 3, 4 e 5, alternandole fino a quando il corpo estraneo viene rimosso. Tenete presente che nel lattante, insomma, questa è una manovra che si risolve il problema nell'80-90% dei casi, perché di solito il lattante inala roba liquida o semiliquida, quindi certo, si risolve facilmente. Va bene, allora abbiamo riepilogato queste importanti mosse, ricordatevi entro l'anno di età nel caso in cui il bambino fosse cosciente. Allora Daniela, stavamo parlando comunque di questo che è un progetto molto interessante che richiama l'attenzione di tanti, abbiamo visto anche diverse slide, perché effettivamente, così come ci spiegò anche l'altra volta Paolo, la forma proprio anatomica, esatto, nei bimbi piccolissimi è differente rispetto alla nostra, esatto, quindi è più facile. Esattamente, perché la trachea nell'adulto ha una forma più ovalare, più cilindrica, mentre nel bambino si ha una restrizione nella parte inferiore e quindi diventa un po' più conica, logicamente, quindi tutto facilmente resta lì. E cosa possiamo fare quindi? Naturalmente vigilare innanzitutto, perché ci sono comunque materiali, giochini che non sono sempre adatti all'età del bambino in realtà, ma bensì sono un po' più artefatti. Quindi per esempio nel periodo in cui il bambino comincia a mettere i primi dentini, spesso vediamo che i giocattolini di plastica sono un po' logorati o comunque la curiosità aumenta, e ti dirò, è più frequente nei maschietti che nelle femminucce, in quanto comunque la femminuccia si è più curiosa ma più ponderata, il maschietto è un po' più ingenuotto, quindi capito, comunque tende a portare più facilmente alla bocca più materiale, logicamente, e anche quello di consumo che possiamo trovare in casa normalmente, tipo i tappi delle penne Bic, comunque delle biro normali o le graffette o monetine, capita che spesso svuotiamo le tasche e le monetine sono lì, o le pile. Infatti nel caso di ingestione delle pile comunque piatte, logicamente nel caso di ingestione vanno immediatamente rimosse perché sono pericolosissime, quindi quella è immediatamente da far valutare anche nei presidi ospedalieri. Allora, prima di tutto massima attenzione evidentemente, perché abbiamo visto anche un'ulteriore grafica che richiamava la maggiore incidenza, così come detto dalla nostra Daniela, nei maschietti, però tra i 2 mesi e i 3 anni, quindi sì, questo orientativamente il periodo in cui per lo più il bimbo è curioso, il bimbo o la bambina è curioso, tende a mettere un po' tutto in bocca, ai noi, perché sì, esplora con questo senso, e quindi bisogna assolutamente fare attenzione poi massima ai giochi, perché molto spesso magari si comprano dei giochi che hanno proprio quelle parti che sono facilmente removibili. Sì, e quindi il bambino riesce tranquillamente da oppure sé. I bottoni, sì. E come possiamo quindi giocare d'anticipo alla fin fine? Innanzitutto sulla prevenzione, quindi ti dirò che la prevenzione inizia dal principio, cioè promuovendo l'allattamento al seno. Infatti l'allattamento, oltre a tutte le proprietà che noi conosciamo del latte materno,
insegna al bambino il giusto metodo per deglutire nel migliore dei modi e di conseguenza rinforza anche tutti i muscoli facciali, quindi il bambino deglutisce in maniera ottimale. Inoltre la preparazione dei cibi, le carotine alla julienne, tanto simpatiche e carine, sono ossicissime per i bambini, assolutamente. Infatti perché non hanno una forma proprio ottimale, quella tende ad aderire proprio alle pareti e quindi dà un fastidio. Mai oppure, darò le carotine. ti dirò, anche le cose più semplici, tipo quando i bambini cominciano già a camminare, quindi anche prima dell'anno, che individuano dove ci sono le confezioni, delle merendine, queste cose così, tendono comunque a cercare di mordere anche la plastica. Per esempio la plastica della chiusura dei fazzolettini, quella funge proprio da tappo e quindi è molto pericolosa. Ma quante volte mi è capitata di vedere la mia bimba che prende in bocca proprio... Hai ragione, devo fare massima attenzione anche a questo. O ad esempio anche secondo me, poi correggimi se sbaglio, tanto stiamo discorrendo tra amiche, anche la mozzarella, vero? Sì, la mozzarella è uno degli alimenti a cui bisogna far più attenzione perché è filamentosa, quindi nel momento in cui non viene sminuzzata in maniera ottimale o tagliata magari in pezzi più grossi rispetto alle capacità del bambino, logicamente tende quindi a rendere difficoltosa la deglutizione. Sì, i bambini potrebbero avere parecchia difficoltà e noi parecchia difficoltà nel disostruirli. Esatto, allora sentite quante cose impariamo anche semplicemente nel rapporto con il cibo, perché Daniela è importante sicuramente favorire anche da un punto di vista di sviluppo psicologico, di sicurezza del bambino, appunto favorire questo rapporto giusto poi con il cibo, però sta a noi adulti valutare quelli che possono essere gli ambiti di pericolosità. Sì, assolutamente, e nel momento in cui comunque dovesse capitare l'evento avverso, logicamente bisogna innanzitutto tempestivamente chiamare aiuto, quindi 118 o il nuovo numero europeo che adesso entrerà in uso comune, il 112, anche se già adesso se il 118 non risponde il 112 che prende in mano subito la chiamata, e quindi spiegare un po' nel migliore dei modi cosa sta avvenendo, quindi seguire, noi lo chiamiamo l'algoritmo, che in realtà è una scaletta da valutare un attimo, quindi distinguere tra lattante e bambino, e l'abbiamo detto, Paolo ha spiegato, lattante meno di un anno, bambino con età superiore a un anno, se l'ostruzione è parziale e completa, quindi chiamare il bambino, invitarlo a tossire, quindi a rispondere, questo ci permette di spiegare meglio a chi ci risponde e farci aiutare. E soprattutto se il paziente è ancora cosciente o incosciente, quindi se il bambino è completamente incosciente, in maniera tale da essere il più tempestivi possibile e coprire quel tempo di latenza tra l'arrivo dei soccorsi e comunque l'esito speriamo migliore. E per comprendere come riempire questo tempo abbiamo sempre qui il nostro Paolo Barile. Allora Paolo, abbiamo capito il da farsi nel caso in cui il bambino è ancora con noi, diversamente se fosse incosciente cosa devo fare? Cosa devo fare? Il bambino è incosciente, innanzitutto chiamiamo il 118-112 se non l'abbiamo già fatto prima, dopodiché che facciamo? Prendiamo il bambino, lo mettiamo su un piano rigido. Mettiamo su un piano rigido, dopodiché controlliamo in bocca, magari il corpo estraneo si è dislocato e con un dito ad uncino, ruotando la testa verso di noi, svuotiamo la bocca, solo se il corpo estraneo è facilmente raggiungibile, altrimenti lasciamo stare tutto così. Cioè, se io lo vedo, lo intravedo in gola, però mettendo il dito potrei buttarlo ancora giù, evito? Se vedi che evita, altrimenti corri il rischio di spingerlo ancora più giù. Va bene. Solo se è facilmente visibile e rimovibile. Con un dito ad uncino, la testa è ruotata verso di noi, svuotiamo tutto. Dopodiché si fanno 5 insufflazioni di emergenza, bocca-naso del bambino, in questa maniera, senza fare nessun tipo di iperestensione, posizione neutra del capo. In questa maniera. Fammi capire, perdonami Paolo, tu stai coinvolgendo solo la bocca o anche la bocca e il naso? Allora, nel lattante si ventila la bocca e il naso contemporaneamente, perché la distanza è minima, quindi si riesce a coprire maggiormente, a dare un flusso di aria maggiore al bambino. Dopodiché, dopo le prime 5 insufflazioni di emergenza, se non sono state efficaci, possiamo provare con più forza a erogarne altre 5. Dopodiché si passa a fare 30 compressioni toraciche, sempre al centro del torace con solo 2 dita, questa volta un po' più veloci.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30 e poi altre due insufflazioni. Prima di fare le due insufflazioni controllate in bocca, perché queste compressioni toraciche che noi facciamo possono quantomeno aver dislocato il corpo estraneo e, se riusciamo a vederlo, rimuoviamolo. Okay. Dopodiché partiamo con le due insufflazioni. E due. E andiamo avanti per un minuto. Quindi sempre 2:30. Sempre 30 compressioni e due insufflazioni. Per un minuto circa sono tre cicli. Dopodiché, se non abbiamo chiamato il 118, lo chiamiamo. Oppure andiamo avanti ad oltranza fino a quando non arriva il 118, oppure siamo riusciti a disostruire il nostro lattante. Diciamo che questo tipo di attività, correggimi se sbaglio Paolo, può servire anche semplicemente per ossigenare il più piccolo, è corretto? Certo, il problema è proprio quello, il problema è l'ossigeno. Perché noi, come abbiamo detto anche l'altra volta, dopo 4-6 minuti ci sono dei danni a livello cerebrale, dopo 10 minuti i danni diventano irreversibili e le cellule cerebrali non si rigenerano, quindi una volta che non arriva l'ossigeno muoiono. Perdonami, io ti sto per raggiungere, Vieni. Perché io devo capire. Aspettavo. Come, scusami Daniela, no, se ti lascio un attimo, però io mi metto in ginocchio volentieri, perché devo capire come mi devo comportare. Allora, amici, allora, a casa, se ci riesco io, considerate che ci potete riuscire veramente tutti. Allora, il bimbo è incosciente, non reagisce, non tossisce, non mi risponde, lo metto su un piano. Rigido. Ricordo, piano rigido, non sul letto. Perché il letto è morbido, quindi le nostre manovre sarebbero inefficaci. Un piano fasciatoio, che può essere il tavolo per terra. Ok, va bene. Fasciatoio, tavolo per terra, sì. Neanche il divano? No. Perché anche il divano si può no. muovere. Va bene. Allora, se io mi rendo conto che vedo sì. qualcosa che ostruisce con il dito... L'uncino, sì. Vado a... Ruoto la testa. Sì. E lo tolgo. Bravissimo. Altrimenti non faccio lascia niente. Stare, perché, lascio sì. stare, sì. ma molto probabilmente. E vado poi con... 5, giusto? Ti metto una garzina sotto così. Ok, voilà, è un infermiere, è troppo bravo. Vado. Vai. Giusto? Soffia. Va bene. Per 5 volte. 5 volte, bravissimo. Se mi rendo conto che non basta, ne faccio altri 5. Puoi provare altre 5, sì. Va bene. Dopodiché invece io mi devo concentrare su questa parte. Sul massaggio cardiaco. Così? Bravissimo. Mantieni la testa. Mantengo la testa, sempre bisogna mantenere sì. la testa. E vai, 30 Uno, volte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 30. Guardo un attimo la bocca, brava, forse brava. C'è, lo vedo affiorare e okay. la giro con la mano, fuori. Col dito ad uncino, lo tiro fuori. Diversamente. Si fanno due. Ne faccio due. Due insufflazioni, sì. Ricordate, sempre coinvolgendo bocca e naso, non si è ripreso ancora il bimbo. Ad oltranza. Vado, 1, 2, 3, 4, dimmi. Questo sì. devo mantenere. Sempre. Guardate, mi sono già agitata. Si è agitata. Blocco sempre la sì. testa. Bravissimo. E vado, 1, 2, 3, 4, 5, sempre 30, 2 volte invece, ancora 30, orientativamente ha detto un ciclo ripetuto per 3 volte. Sì. Se il bambino non si è ripreso e ancora non notiamo che viene fuori questa cosa e non sono arrivati i soccorsi, andiamo continuo. Avanti, continuiamo ad oltranza. Va bene, allora sto imparando anche che io fatica. Insieme a voi, amici a casa. Volevo, dimmi, se ho un minuto di tempo. Sì, prego. Volevo innanzitutto fare un appello, diciamo, alle scuole, adesso passeranno i nostri numeri per quanto riguarda questo progetto. Ci possono contattare tranquillamente tramite anche il nostro sito Facebook, cioè noi, ecco, benissimo, ci possiamo alzare. C'è la nostra mail, la nostra PEC, quindi noi aspettiamo che i vari dirigenti scolastici ci contattino, perché, ripeto, questo è un progetto dell'IPASVI gratuito. Noi andiamo per le scuole gratuitamente a insegnare, a far vedere queste manovre che sono salvavita. Chiamateli, mi raccomando, dirigenti scolastici, fate riferimento a questi numeri di telefono, a questi contatti, a queste mail e chiamate questa meravigliosa famiglia. È tutto gratuito, vi danno delle informazioni molto importanti. Io ti ringrazio. Grazie a te. Paolo Barile, sempre bravissimo, mi stai insegnando tantissime cose, ti voglio bene. Anch'io. Grazie ancora, sempre a ritroso. Nel frattempo saluto anche la nostra bellissima Daniela Paolillo. Grazie ancora Daniela. Grazie a te.
e vado a rispondere al telefono, perché il telefono chiama. Pronto? Hai visto quante cose ho imparato? Continuerò a imparare ancora giovedì prossimo.